difficilmente le cose si chiariscono, anzi sempre più spesso si complicano. E i giovani, ancora di più i giovanissimi, sono in cerca di esempi, di personaggi, di punti di riferimento, insomma, in qualche modo. Secondo te qual è la differenza fra i punti di riferimento di oggi che hanno davanti e quelli di ieri? Allora c'era probabilmente una visione, un orientamento verso le grandi figure del teatro, dello spettacolo in generale, dove veniva percepita probabilmente anche una levatura artistica e di studio, di spessore anche umano diverso. Oggi secondo me si è un po' smascherato questo, cioè anche dal punto di vista dei giovani spettatori, diciamo, c'è una maggiore disillusione anche nei confronti dei personaggi, c'è una ironia anche verso di loro. Non so quanto, probabilmente perché quelli del passato avevano una credibilità maggiore, una completezza maggiore. Oggi questi punti di riferimento non ci sono, ma è anche perché è un momento di difficoltà proprio in generale delle persone, un momento di smarrimento totale. Dicevo prima che non ci riusciamo a identificare una corrente artistica o qualcosa di preponderante, o questi anni verranno ricordati per, se l'impressione come dire di essere un momento di bolla della storia. E probabilmente però da questo momento qua ci deve essere una responsabilità individuale nel cercare, nel trovare quelle che possono essere delle nuove forme e un orientamento prossimo. Per loro, ai giovani consiglierei comunque ancora la parte della formazione, dello studio, e quello è fondamentale, non per luogo comune, ma perché è un qualcosa che oggi non appare così chiaro, sembra che sia qualcosa di bypassabile in qualche modo. Invece è indispensabile. È indispensabile, ma non per essere bravi, ma la tecnica è veramente un mezzo per poi potersi esprimere. Non può prescindere. Nello studio tecnico c'è un esercizio che mette in moto anche la parte poetica, no? Che si ha paura di contaminare con la tecnica, in qualche modo sembra che sia qualcosa che la va a sporcare o la va a tradurre in qualcosa di finto. Invece consiglio a chiunque abbia una passione musicale, eccetera, mettetevi nelle mani dei migliori maestri. La vostra scelta sia di cercare quali sono i migliori maestri. Ultimissima cosa, sempre per il sito. Qual è il messaggio di Gaber che più di tutti gli altri secondo te potrebbe passare a un giovane che non lo conosce oggi? Ma io penso in generale veramente la forza espressiva che ha, cioè il confronto dell'effetto che fa le cose che diceva lui, ma anche le più semplici, al di là dei grandi concetti, la forza comunicativa, come mai che una persona così arriva in questo modo? È un confronto con altre figure che abbiamo oggi che probabilmente non arrivano in quel modo lì. Il messaggio forte suo è lo spazio recitato, il fatto di poter andare su è anche una responsabilità, e il fatto di portarla con quella sacralità, una sacralità nel dire, secondo me, che oggi invece lo spettacolo sa poco di sacro, ma proprio per un atteggiamento di chi lo fa. Ecco. Lì c'è, pur nella semplicità, si può parlare della masturbazione, ma anche della masturbazione con una sacralità, che vuol dire mi do tutto per tutto per trovare l'essenza di quella cosa, per raccontare l'essenza di quella cosa lì, e non per riempire il tempo, per farvi ridere perché